Che bello, eh? Che bello, eh? Quando esco di casa, quando esco di casa, per andare in piazza, per andare in piazza, a salvare il mondo. Ma che bello è, ma che bello è scendere in piazza a cambiare il mondo. Questo video che avete visto nell'introduzione, prima del mio canto bellissimo da usignolo, è un video che ha postato la Boldrini mettendo come testo collegato al video proprio lo slogan "che bello è scendere in piazza a salvare il mondo", volendo indicare alla Boldrini che bello che i giovani oggi credono ancora che scendere in piazza possa cambiare il mondo. Stiamo vicini a questi giovani, aiutiamoli, noi che siamo la classe politica, prestiamogli orecchio e non facciamo come Salvini che invece li mette sui social solo per farli dileggiare dalla becera fanbase che ha il ministro degli interni. E la Boldrini, partendo da questo video, mi è venuto fuori uno spritz, un aperitivo della testa. Mi sembra che in questo momento, dove mancano i leader, sia uno dei pochissimi leader della sinistra, in questo caso non centrosinistra, che sta facendo una battaglia importante per romanizzare i barbari, cioè per rendere più educati i barbari. Facciamo un passo indietro. Il video che mi ho mostrato, il suo scendere in piazza e divertirsi con i ragazzi e stargli a fianco, è una questione di politica, oltre che di comunicazione. Cioè, lei dice, no, la sinistra deve ascoltare questi ragazzi perché le battaglie per l'ecologia sono sempre state le nostre. Ora che arrivano i ragazzi che le sposano, che le apprezzano, un modo per sensibilizzarle, visto che quella categoria generazionale non vota, noi dobbiamo essere il loro referente e farlo votare. Nazione politica, oltre che di comunicazione. Invece, secondo me, quando la Boldrini, dietro le quinte di Sketch G24, registra il momento in cui rimprovera Salvini come un bambinello, che guardate, fateci caso, la guarda pochissimo in faccia, si gira il più presto possibile per uscire fuori dalla conversazione. Ve lo faccio vedere, guardatevi il video. Cancella questi messaggi dalla tua pagina. No, scusa, io posso... Ma tu hai visto il cartello che avevano questi qua in mano? Mi dissocio da questo. Piazzale Loreto? No, posto per te non è condivisibile. Ma non ma è condivisibile, quei messaggi, mi dico sono minorenni. Sono minorenni. Ho capito, si fa Salvini, fare in piazza, sei ministro, c'hai una responsabilità aggiuntiva. Ecco, avete visto, no? Questa dinamica. La Boldrini ha capito che... piuttosto che cercare lo strumento per combattere la forte comunicazione delle destre, del populismo in questo momento, piuttosto che stasse a cervella, ma cosa si può fare, cosa non si può fare, posso parlare così e poi è un modo per entrare in quelle camere d'eco dove le persone ormai sono fuorviate dalla destra, no? Invece fa tutte queste ragioni e dice: io sono una rappresentante della sinistra e la mia comunicazione sarà prettamente di sinistra, sposando lotte ambientaliste per le donne e per gli immigrati. Ora, la comunicazione ha fatto nera la Boldrini nel corso del tempo, gli ha messo in bocca cose che non ha mai detto. Se voi andate sul sito della Boldrini, troverete una pagina dove ci sono tutte le fake news messe in giro su di lei, a cui lei ha risposto uno per uno, che non ha la stessa visibilità della diffusione virale di una fake news. Come abbiamo detto nel video su YouTube di oggi, dove parlo di Greta Thunberg e dei petrolieri poteri forti che la contrastano, con ogni probabilità la fake news, la disinformazione, questo tipo di comunicazione serve a indirizzare, a far emergere un dibattito sulla questione e indirizzarlo come poi meglio si crede. E quindi applausi alla Boldrini, che già con questa dinamica di dire quello che dice la sua area politica al ministro degli interni, anche se impopolare, applauso. Avvicinarsi ai giovani, applauso. E poi c'è un terzo elemento: non solo combattere questa disinformazione scrivendo le cose non vere dette su di lei, dando una risposta che sia riperibile da chi cerca, purtroppo, però l'altra cosa bellissima che ha fatto: ha denunciato tutti quei soggetti che l'hanno insultata come donna, come politica, come persona, e adesso li sta facendo pagare in tribunale, e ogni volta che vince uno di questi contenziosi lo pubblica sulla sua pagina per dire: fino a mo' v'ho fatto fa, mo' basta.
Quando vi riferite a me, badate bene se state dicendo una fake news, quando vi riferite a me state attenti ai termini che usate, se insultarmi e diffamarmi, perché io poi vi porto in tribunale e vi uso come esempio. Quindi sta romanizzando i barbari, tanto è vero che voi se andate sulla sua pagina Facebook ci sono tantissimi commenti positivi che da un personaggio aggredito mediaticamente, verbalmente, politicamente, come la Boldrini, ti aspetti che ci sia quell'odio che per esempio c'è sotto la pagina di Renzi, che ogni volta che scrive qualcosa i 100, 150 troll o comunque fondamentalisti dei 5 Stelle della Lega ci sono ad aggredirlo. La Boldrini ultimamente molto meno, proprio perché ha detto, ora vi faccio vedere io, complimenti a quello che in questo momento è uno dei migliori leader, dirigenti che ci sono a sinistra. Applausi alla Boldrini. Io sono Dell'Imello, potete seguirmi sulla mia pagina Facebook come oggi, ma sul canale YouTube ci sono sempre video, analisi, cose fighe. Al bacio, e poi sono proprio bello, se siete donne, come fate a non iscrivervi? Canale YouTube Dell'Imello, ciao!